E ciao a tutti sbiadatori, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, dopo tantissimo tempo, eccoci qua con un nuovo contenuto. E come promesso, siamo qui con un video tanto atteso. Presentiamo subito la persona, vieni Gio, eccolo qua. Tanti di voi lo conosceranno già, tanti no. E qui vi lascio in alto a destra il link del video. Andate tutti a schiacciarlo perché in quel video lì abbiamo fatto una promessa. E oggi cosa siamo qua? Far vedere un po' di modifiche fatte sulla mia M5 Competition. Modifiche non da poco, come hai già visto. La facciamo vedere? Dai, sì, falla vedere. Troppo, non facciamola vedere. L'ha persa. Ma l'hai visto te? Mi sono cagato addosso. Passava fuori dritto, ci stava un incidente, raga. In diretta, 200.000 like, figa. Ora insieme a Gio andremo in una zona industriale molto più tranquilla. Qua abbiamo visto che si schianta la gente a momenti. E faremo vedere tutte le modifiche che Giovanni ha portato al suo mezzo. Bro, mi fai sentire un attimo la macchina o? È pronto a sentire il bang? Prontissimo, vai. Bang arrivato, colpito a fondo direi. One hour later. Bene ragazzi, bene fino a un certo punto. Nel senso che siamo andati in una zona industriale, ma era troppo trafficata, quindi abbiamo deciso di tornare in azienda da Joe, che ha un'azienda di autodemolizioni. Quindi ora mostreremo tutte le modifiche di questa bellissima belva. Da quanti cavalli? 820 cavalli. 800 cavalli. Bene, partiamo con la lista della spesa, iniziando con l'estetica e possiamo procedere con il posteriore. Innanzitutto ragazzi, vediamo la macchina completamente di un colore diverso. Gio, giustamente. Unica. Mi viene da ridere perché è durata quanto? 2 mesi il wrap di prima? Più o meno. Sei subito stufato e siamo passati a questo bellissimo azzurro Tiffany, davvero incredibile. Poi il posteriore l'ha arricchito ancora di più con questo bellissimo spoiler full carbonio, davvero centratissimo, sta da Dio. I fari sono sempre oscurati, bellissimi. Sempre sul posteriore io noto del 4 del titanio. Di titanio, devo dire favolosi, perché ragazzi sapete che io Armitrix l'adoro, tant'è che l'ho montato sulla mia 45 e qua abbiamo dei bellissimi terminali Armitrix in titanio con questa colorazione completo. Qua fumata di saldature bellissime. Poi ecco, Gio ha arricchito anche il deflettore posteriore con dei dettagli sempre azzurro Tiffany e il posteriore è incredibile. Io direi che non c'è null'altro da aggiungere. Spostandoci invece sul lato, vabbè, possiamo notare che Gio cura nei minimi dettagli tutto, anche il suo Instagram. Vi ricordo tutti di andarlo a seguire, lascio il link in descrizione, pure qua sul lato. Poi ecco, Gio, tu le cose quando le fai fatte bene, giusto? Le fai bene o non le fai neanche. Difatti, con il wrap ha abbinato anche una nuova colorazione dei cerchioni, questo colore ramato, davvero. Bronzo ramato, a me questa combo spacca, secondo me. Pinze, anche quelle verniciate. Nere, con il logo Tiffany. Tiffany, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Poi ecco, carbonio più non posso, vi ricordo che il tettuccio era già esistente, carbonio. Full carbonio. Cosa hai fatto? Specchietti. Hai messo specchietti, quindi calotte full carbonio. Sempre richiami a... alla M5 Competition più forte, più potente d'Italia, ragazzi. Standoci invece sul frontale, arricchito con questi reni full carbonio. Poi spostiamoci, richiami ancora M5 Competition, questa striscia full carbon con l'effetto carbonio, ragazzi, bellissima. Con intagliato dentro M5 Competition che è contrasto Tiffany carbonio. Gio, hai una macchina davvero spettacolare. I profilini che richiamano, che sono delle chicche, che... fari oscurati che con questa colorazione ti notano ancora di più e rendono la macchina davvero aggressiva. Gio, allora, l'estetica l'abbiamo fatta, giusto? L'estetica l'abbiamo fatta, però io voglio vedere le modifiche, quelle che si devono proprio chiamare modifiche, capito? Cioè, più che vedere direi sentire. Vero. Andiamo dietro? Andiamo dietro a sentire gli Armitrix. Finite ragazzi. Piccola premessa, gli interni non ve li ho mostrati perché sono identici. Per chi si fosse perso il primo video, lascio qua in alto il lì. Lascio qua in alto la i per andare a vedere il video. Non perdetevelo. Gio, accendiamo i fuochi. Mi allontano un po' perché... Siete pronti? Vai. Vai. Distrutto la videocamera. Distrutto. Trovano i muri, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Non renderà niente in videocamera, nel video non renderà niente, ragazzi. Ma sono qua dal vivo, ho i timpani saltati.
Perfetto, ora lascio la parola a Joe che ci dirà tutte le modifiche che ha portato a questo motore e come ha fatto questa variazione di questi tantissimi cavalli in più, ma soprattutto di questi newton metri di coppia che ha guadagnato. Allora, in poche parole ho fatto, posso dire, dal numero uno, non ho né collaborazione né niente. Ho fatto 500 km all'andata, 500 al ritorno e lo rifarei altre 10 volte perché è il numero uno indiscusso in Italia e anche fuori dall'Italia, Scuderia Forieri. In poche parole ho fatto multimappa, che sono più di una mappa centralina in base alla benzina che utilizzi. Mappa 1, 95 ottani, benzina verde, 700 più cavalli. Mappa 2, come siamo tutti i giorni, 100 ottani del benzinaio normale, siamo sui 750 più cavalli. Mappa 3 è benzina 100 ottani più la percentuale di etanolo e siamo sugli 820 cavalli puliti, tranquilli. Poi in sostanza ho una mappa cambio fatta per migliorare e prevenire rottura al cambio. È uno scarico completo titanio, full titanio, dell'Armitrix, Armitrix Valvetronic con valvole, scat, Don Pipe Scat, tutto libero alla fine, che suona forte forte, lui testimone. Sono testimone. Ora ragazzi, saliremo a bordo e proveremo. Cercherò anche di trasmettervi, ma sicuro che ve le trasmetto le emozioni, perché ragazzi... Perché piange. Piangi, muori proprio perché rimani senza fiato. Sì. Saliamo a bordo. Ok, ci siamo ragazzi, partiamo. Hanno attentato, oserei dire. Guarda qua, ti multano, non so, in giro. 4x4. 4x4 questo? Facciamo sentire invece quando cambia il rumore. Scarico chiuso, scarico aperto. Aperto non ho sentito lo scarico. Chiudiamolo con questo pulsantino magico. Ce l'ho anche io quel telecomandino, è una cosa davvero... Sopra è progressivo, quello piccolino è chiuso e quello piccolo sotto in basso è aperto. Chiudiamo lo scarico. Macchina elettrica, Tesla mode. Chiuso, e vi giuro che farci 2000 km come farli con una Tesla, veramente. Toh. Che macchina. Io voglio sentire un vostro parere, un vostro giudizio, ma è veramente senza elettrica. Parole, ma per il senso davvero positivo. È veramente, veramente elettrica. È assurdo quanto può cambiare così tanto uno scarico fatto bene. Bene, ora prima che la provi volevo un attimo farvi vedere qualche giretto tondo dall'esterno, con qualche ripresa esterna, e devo dire che comunque Joe, cazzo, complimenti per la guida, perché veramente portare una macchina del genere deve essere davvero capace. Dai, adesso fammi vedere un po' qualche tondo. Un po' di show. Moments later. Bene ragazzi, adesso sono a bordo io di questo mezzo incredibile. Ho paura a schiacciare l'acceleratore, raga. Scendiamo? Vai giù tu. Vieni giù di qua? Sì, sì, giù. Dico solo che l'ho schiacciato gradualmente, ma proprio piano piano. Raga. Ok ragazzi, giuro, io voglio fare un altro video con te, Joe.
Voglio che vieni nelle mie zone e facciamo proprio le persone ignoranti. Perché è una sempre macchina. Se mettono like e condividono. Esatto, se no, dovete bombardarlo di like. Dovete bombardarlo di like questo video. Seguitemi, seguitelo, iscrivetevi al canale e dovete far girare sta macchina qua per tutto il mondo. Altrimenti non la portiamo più questa macchina. Basta. Favolosa. Adesso ragazzi, comunque scenderò dall'auto. Facciamo un bel burnout. Farà ancora un bello show, diciamo, un bel burnout da fermo. Sì. Dopodiché passeremo alle conclusioni. Gio, questo è Art Attack. Ragazzi, M5 Competition, over 800 cavalli. Eccoci qua ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video. Io sono senza parole, ma l'ho già detto 3000 volte in questo video. Lo guarderanno nel video. Che c'è da dire ragazzi? Che c'è da dire? Ringrazio tantissimo Joe per l'opportunità, per avermi fatto provare questa macchina davvero favolosa, incredibile. Mi sento davvero fortunato. Vi chiedo le solite cose ragazzi, di mettere tantissimi like, fatemi vedere il vostro supporto. So che non sono stato presente in questi ultimi mesi. Vi chiedo scusa, ma vi prometto che da oggi faremo tante cose anche insieme con a Joe. Stop, ne valsa la pena aspettare perché... Ne valsa davvero la pena. Contenuto da paura. Confermo ragazzi. Detto questo, commentate anche il più possibile il video, condividetelo il più possibile con i vostri amici. Seguiteci su Instagram, su TikTok, sui vari siti YouTube. Esatto. Iscrivetevi, commentate a bomba, perché nell'ultimo video c'erano troppi pochi commenti per i miei gusti. Vero. Commentate, sia in bene che in male, che non rispondiamo sempre. Fateci vedere il vostro supporto. Noi, cari amici sbiellatori, ci vediamo molto presto in un prossimo video. Ciao!